Buonasera. Niente, stasera vi faccio vedere in pratica come ho fatto questo fermo per la telecamera, realizzato da me con un tappo di sughero sintetico, molto semplice, tagliato, si regola la misura che ci occorre per mettere tra la base della telecamera e la telecamera. Si taglia della misura che ci occorre e si fa un buco che va a coprire questo pezzo di plastica che sarebbe la vite che chiude, che blocca la telecamera. Una cosa molto semplice, molto pratica da fare. Chi vuole farla con un coltellino, una pinza per chiudere, per fare dei fori, e niente, è molto semplice da fare. Buonasera, volevo far vedere come ho fatto il fermo antispostamento per la telecamera. Intanto ho tagliato un pezzo di sughero, che ora riproduco un'altra volta. Si taglia un tappo, un semplice tappo di sughero artificiale, di sughero sintetico, quello là che viene usato per le bottiglie di vino, alcune bottiglie di vino, non tutte, ma alcune bottiglie di vino viene usato questo tappo sintetico, un po' più economico, quindi viene usato soprattutto per quei vini economici. Io che faccio? Ne taglio una fetta, come se tagliassi una fetta di salame, vedete? Ne taglio una fetta. Lo faccio con un coltello perché è molto facile da tagliare, quindi semplice. Allora, io gli ho dato questa forma, ma ciò non toglie che si possono fare anche altre forme. Comunque, io ho fatto un po' più o meno ad occhio quello che poteva servire a me. Infatti, come vedete, va ad incastrare perfettamente, anzi qui perfettamente dove va a chiudere mi sono regolato ad occhio più o meno, come vedete, e niente, praticamente che ho fatto, avevo bisogno che la telecamera non si spostasse in avanti, perché praticamente durante lo sparo c'è un il dando il rinculo il fucile fa spostare la telecamera in avanti e serve soprattutto anche che noi stringiamo il giusto, non stringiamo eccessivamente. In pratica, perché stringendo sempre, come vedete, poi ho fatto un buco e questo buco va a sovrastare questa parte conica della vite, no? Che chiude la custodia. Si mette al di sopra, eccolo qua, ed essendo conico non si sposta, con la conicità che c'ha non si sposta. Si posiziona sotto. Spinge un po' in avanti ed ecco che è fissato. Questo non si sposta, è molto molto solido. Si stringe il giusto senza eccedere, perché in casa non avendo questo, noi continuiamo sempre a stringere, a stringere, a stringere. Che succede? Il pezzo, siccome questa è una plastica, anche se è molto dura, è comunque plastica, e continuando a stringere, si spacca. Mi è successo un paio di volte, si è spaccato perché continuavo a stringere, dovendo stringere, alla fine si rompeva. In questo modo, per esempio, verso indietro si sposta, andando in avanti si ferma. E non essendo un materiale, essendo un materiale morbido, non
non rischiamo di rompere niente praticamente, si blocca e non si rompe niente perché è morbido, quindi ha una certa, fa anche un po' da ammortizzatore, quindi ammortizza in questo senso. E una volta chiuso, lo chiudiamo, lo mettiamo così e non si sposta più. Vedete? Io mi sono regolato ad occhio, diciamo, ho preso la distanza che c'era e l'ho fatto. Ora vi faccio vedere in pratica come ho fatto il fermo. Lo smonto. Come ho fatto il fermo? Ho preso questo tappo e l'ho tagliato nella misura desiderata. Ho Molto semplice. Ecco. Mantenendolo fermo, ecco già così, va bene. Poi l'unica cosa che bisogna fare è un bel buco per farla entrare da sopra. Magari si ci può aiutare con qualcosa di caldo. Niente, si fa questo il buco come questo, dello stesso diametro. L'importante è che vada a incastrarsi perfettamente qui sopra, che abbia questo. Ed essendo di plastica, anche se è leggermente più piccolo, non c'è problema perché si allarga, si autoregola una volta fatto il buco, purché sia il buco fatto bene, e si regola da solo poi. E basta, questo è quello che ho fatto. Si può fare più sottile, un po' più grande, come vi piace a voi. Una volta realizzato, fate come ho fatto io, lo mettete sulla vite e lo montate in posizione. Vedete? E va ad incastrarsi perfettamente tra la base della staffa e la telecamera. E state sicuri che non si sposta di un millimetro, non si muove, molto semplice. Ok, spero vi sia piaciuto il video e vi saluto. E naturalmente, come ho detto prima, potete realizzarlo in 4x4 senza problemi. Non è difficile, è una cosa molto semplice da fare. Non penso ci siano problemi di sorta. L'importante è non farsi male, stare attenti. È un sistema molto semplice, un semplice tappo sagomato in modo da essere piazzato sotto la telecamera con un semplice buco che va a sovrastare la vite di chiusura della telecamera. Finito. Se vi è piaciuto il video, naturalmente un like, condividete se vi va di condividerlo. Un saluto a tutti e buonasera.